Benessi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle notizie degli allenatori. Oggi tantissime notizie di cui andare a parlare. Ufficialità, Serie C, campionati internazionali. Partiamo subito senza perderci troppo in chiacchiere e si parla subito di Serie C. Oggi facciamo un po' all'inverso, partiamo quindi dal campionato di Serie C e si parla di Siena, perché in casa Siena c'è una rivoluzione per quanto riguarda la panchina, e non solo in realtà, perché in quest'ultimo periodo ci sono diverse notizie che vorrebbero Perinetti vicino all'addio. Mi riferisco ovviamente al direttore sportivo del Siena. Diverse comunque notizie un po' particolari in casa Siena, per un Siena che era partito con aspettative importanti che non sta totalmente centrando. In tal senso viene esonerato il mister. Maddaloni infatti non è più l'allenatore del Siena, la società decide di esonerarlo per un Siena che attualmente occupa la tredicesima piazza nel girone B, dopo aver raccolto 23 punti in 20 giornate. Una classifica che secondo me è certamente migliorabile, anche perché sono 2 punti che la distanziano dalla zona playoff occupata dalla Lucchese, quindi una classifica che la vedrebbe anche potenzialmente in lotta per i playoff. Funziona che sicuramente si aspettava magari di più da in a inizio anno, però con Maddaloni nell'ultimo periodo i risultati non sono arrivati, e quindi si vive un cambio in panchina forte che potesse garantire una scossa ad una squadra che non è che sia in crisi totale, come per esempio la Viterbese stessa, però sempre rifacendoci al girone B, ma comunque non sta neanche viaggiando in acque o in correnti comunque buonissime. In un girone comunque che io reputo complicatissimo, perché lo paragono il girone B quest'anno al girone C. Quando io ho sempre detto che il girone C è magari un livello, magari era un livello superiore negli ultimi anni, sotto il profilo delle piazze, degli ambienti, rispetto agli altri gironi di Serie C, quest'anno assolutamente non posso dire così. Quest'anno secondo me il girone B forse è anche più competitivo rispetto al girone C. Se devo dire l'onesta verità, forse quest'anno il girone B è quasi più competitivo del girone C, perché ci sono squadre come Reggiana, Modena, Cesenatico e Pescara, cioè squadre veramente di altissimo livello. E non è certamente semplice anche per il Siena giocare comunque in un girone così difficile e anche equilibrato. Quindi, i risultati che non arrivano, arriva l'esonero quindi di Maddaloni e viene ufficializzato il nuovo mister, che pronuncio sperando che non mi bannino, ma è ufficiale il nuovo mister, che è Negro, nuovo allenatore del Siena. Ovviamente non è un riferimento a nessuna discriminazione, ma è un allenatore, non è colpa mia se si chiama così di cognome. Quindi è lui il nuovo allenatore del Siena, firma un contratto annuale fino al 2022. Sarà lui comunque cercare di risollevare una squadra che ha ambizioni comunque più importanti di un semplice tredicesimo posto. Il lavoro non sarà sicuramente semplice, perché alla fine comunque bisogna risollevare una squadra un po' in difficoltà in una piazza, ripeto, che sta avendo un periodo difficilino, diciamo così, però sicuramente ha le competenze per poter centrare anche i playoff volendo. Vediamo un po'. Notizia in realtà negativa in casa ACR Messina, un Messina che era partito con aspettative comunque importanti quest'anno, ha fatto anche una squadra discreta, ma che nell'ultimo periodo sta vivendo veramente una situazione molto molto complicata, perché dopo le dimissioni di Lo Monaco, che ha lasciato il posto vacante di direttore generale, ma ha lasciato la società, e è una perdita molto importante questa per l'ACR Messina, perché è comunque un direttore molto preparato, che nei momenti in cui lascia vuol dire che ha avuto comunque, a detta proprio sua, screzi con il presidente Sciotto, ma la situazione non era sicuramente semplice. Già a Messina la situazione non è semplice di per sé, considerando l'altra sponda del Messina, cioè l'FC Messina. Però, ecco, non è assolutamente semplice. Questo si conferma con l'esonero di Capuano, che era arrivato al posto di Sullo, che ha iniziato la stagione in maniera abbastanza negativa, non riuscendo a raccimolare i punti nelle prime giornate, per cui l'ACR ha voluto cambiare il mister e ha preso Capuano, che sulla carta comunque avrebbe potuto far bene. Questa scossa tanto aspettata e tanto sperata non è arrivata. Un Capuano che negli ultimi anni sta facendo anche male, perché a pura potenza non ha fatto bene, ad Avellino stesso così così, cioè le ultime avventure di Capuano sembra tipo le ultime avventure di sembra tipo un romanzo di qualcosa. Vabbè, a parte questo, l'ultima avventura di Capuano
non sono certamente delle migliori, ma la CR è in lotta per la salvezza. Attualmente si trova a 17 punti con l'ultima vittoria che ha centrato nell'ultima giornata, ma la situazione è abbastanza delicata. Per la salvezza diretta ancora c'è tempo per poter recuperare, però capite che non è assolutamente semplice in questo momento. La squadra è stata affidata all'allenatore in seconda, che era Citi, e vediamo un po' quello che riuscirà a fare. Però l'esonero comunque dell'ormai ex mister Capuano dimostra come la situazione della CR non sia per niente semplice, e quest'anno si spera per loro che la salvezza venga centrata, ma comunque non è così scontato. Anche se in realtà, vista la situazione del Catania, che potrebbe essere radiato da un momento all'altro, alla fine la salvezza può essere molto più alla portata, perché se il Catania viene radiato, nessuno scende direttamente, quindi così come l'anno scorso si fanno solamente i play-out nel girone C, e questo potrebbe agevolare molto le squadre che lottano per la salvezza attualmente, come la Vibonese stessa oppure la CR Messina. Quindi vediamo un po', perché questo è un altro discorso fondamentale. Ma al di là di questo, spostiamoci in discorsi più internazionali e parliamo un po' di Turchia. Andiamo ad approfondire dei discorsi riguardo ovviamente alle panchine in Turchia, perché in casa Fenerbahce arriva l'addio con l'ormai ex mister Pereira. Infatti Vitor Pereira, scusate, Javier Pereira, l'ex allenatore del Levante, Vitor Pereira rescinde il contratto con la società turca, con il Fenerbahce, che tra l'altro negli ultimi anni non ha neanche partecipato alle competizioni europee, perché è stato esonerato, sì. È stato radiato da parte della UEFA, o comunque è stato escluso da parte della UEFA. Al di là di per non aver rispettato certi paletti, comunque per non aver rispettato certe misure. Detto questo, quest'anno comunque può qualificarsi all'Europa, e diciamo che in realtà arriva questa rescissione che è un po' anche inspiegata, diciamo, perché non sta facendo neanche male. Attualmente il Fenerbahce, dopo 18 giornate, è a 29 punti, ha 3 punti di distacco dall'Hatyaspor, che sta facendo un campionato importantissimo, ma in realtà è lì, ragazzi, è lì vicino al quarto posto, che varrebbe la Conference League e quindi l'accesso all'Europa. Non è neanche messo malissimo il Fenerbahce, certamente è una squadra comunque di caratura importante nel campionato turco, che ci si aspetta che ogni anno si qualifichi all'Europa, però non sta facendo neanche troppo male. Arriva questa rescissione, comunque la società decide di cambiare il tecnico. E vediamo un po' chi arriverà al suo posto, chi prenderà quindi le redini della squadra per poter quindi portare il Fenerbahce in questo senso comunque in Europa. Rimanendo però in Turchia, direi che possiamo parlare un po' di un esonero in un'altra squadra comunque di caratura importante nel campionato turco, nel panorama turco. E si parla di Beşiktaş, perché è ufficiale l'esonero di Piñeiro, quindi esonerato mister Piñeiro, non sarà più l'allenatore della formazione turca. Un Beşiktaş che viaggia in acque un pochino più complicate, ma neanche troppo. Alla fine è a 28 punti raccolti fino a questo momento, dopo 18 giornate, dopo un periodo nell'ultimo Dopo un periodo nell'ultima parte di campionato, con Pinheiro sulla panchina di alti e bassi. Ma comunque anche in questo caso sono 4 i punti che distanziano il Beşiktaş dalla zona Europa. Certo che magari una squadra come il Beşiktaş si aspettava certamente di più che un misero settimo posto, però è un arrivo, un esonero comunque pesante, soprattutto considerando che il Trabzonspor sta facendo un campionato praticamente a parte. Quindi questo è. Comunque alla fine la società, al di là di risultati negativi, certamente considerando le aspettative della squadra, le aspettative sulla squadra più che altro, decide di esonerare il mister. E attenzione, perché sembrerebbe essere molto vicino Gugnes, allenatore comunque di grande caratura per quello che è il campionato turco, e certamente sarebbe un valore aggiunto importante per un Beşiktaş che a questo punto del campionato avrà l'obiettivo di approdare, così come dicevo prima, per il Fenerbahce in Europa. Conference League o comunque Champions League più difficile, perché il Konyaspor è un pochino più avanti rispetto alle altre, però l'obiettivo è certamente quello di approdare in Europa. A questo punto spostiamoci però in un campionato particolare, cioè quello portoghese, a parlare un po' di Famalicão, che è una storia un po' particolare in realtà. Un Famalicão che però, partiamo da qui, esonera il mister.
Ivo Vieira infatti non è più l'allenatore del Famalicão. Famalicão che, vi spiego perché questa storia è particolare, l'anno scorso è approdato in Liga NOS da neopromossa, ha fatto un campionato straordinario arrivando di così vicino all'Europa, ragazzi, veramente fino all'ultima giornata il Famalicão nel giro d'andata era praticamente in Champions League, in zona Champions League, dopo un po' è calato alla lunga, considerando anche che è normale che cali, visto che da un punto di vista tecnico, una squadra neopromossa non ci si aspettava che facesse così bene, però è arrivato veramente vicinissimo all'Europa, infatti mi è dispiaciuto molto perché vedere in Europa una squadra come il Famalicão neopromossa sarebbe stato molto molto bello, comunque quelle favole che entusiasmano, no? E peccato perché l'anno scorso è arrivato molto vicino, quest'anno crollo verticale del Famalicão che è tornato un po' alla realtà, nel senso che l'anno scorso era un sogno bellissimo, che forse non ha neanche ha un po' accecato e ha un po' accecato anche la società, e quest'anno si è stati gettati proprio nella bruttezza della realtà, perché il Famalicão è tornato a lottare per evitare la retrocessione e dopo 15 giornate si ritrova al terzultimo posto che in realtà farebbe approdare il Famalicão agli spareggi di Portogallo con la terza in classifica della Serie B portoghese, però a un punto di distacco dal Tondela, 2 punti dal Vizela, dal Santa Clara, comunque la classifica lì dietro è molto corta, per cui con un'eventuale vittoria il Famalicão potrebbe anche essere potenzialmente al decimo posto, quindi capite che la classifica è molto corta, però nell'ultimo periodo stavamo un po' faticando e quindi comunque arriva l'esonero del mister Ivo Vieira. Chi però arriva sulla panchina del Famalicão? Arriva ragazzi un allenatore di spicco. Rui Silva è infatti il nuovo allenatore del Famalicão. A lui spetterà, scusate, il raggiungimento della salvezza, ed è un annuncio molto importante perché Rui Silva ha allenato fino a qualche mese fa il Wolverhampton in Premier League, quindi arriva un allenatore di spicco che conosce comunque anche bene il campionato portoghese e che in realtà potrebbe far bene. Ha allenato il Wolverhampton, nel senso che non è che ha allenato il Wolverhampton, però è stato un assistente di Espirito Santo, ma comunque era lì nel giro del Wolverhampton, quindi stiamo parlando di una figura che ha vissuto esperienze in campionati di alto livello, non da primo, o comunque non in un ruolo da protagonista, ma da gregario, ma comunque l'esperienza l'ha fatta. Per cui certamente potrà dare una mano importante a un Famalicão che ha sete di salvezza. Certamente questo è. Proseguendo, però, direi che possiamo spostarci un po' in Spagna. A questo punto ci spostiamo nelle zone limitrofe al Portogallo, rimaniamo nella penisola iberica e si parla di Betis Siviglia, perché ufficiale Pellegrini rinnova con la formazione spagnola fino al 2025, firma il contratto, quindi 4 anni di rinnovo per lui, ed è un rinnovo assolutamente meritato per un Betis che quest'anno sta facendo un grandissimo campionato. Betis che attualmente è terza in classifica, 33 punti raccolti, sta facendo veramente veramente molto bene, dico finalmente perché dopo 3-4 anni fa in cui è arrivato in Europa League ha avuto 2 stagioni un po' di impasse in cui si è assestata a metà classifica e finalmente negli ultimi anni sta tornando adesso una squadra di spicco. Questa stagione ha partecipato a quella che è l'Europa League ed è ancora in corso, non mi ricordo male, il Betis è ancora in Europa League, e al di là di questo, terzo posto attualmente che conferma la crescita comunque della squadra sotto la guida di Pellegrini, e quindi veramente rinnovo assolutamente meritato. C'è da capire l'unica cosa, la grana Champions, perché come ho detto anche sul canale, il Betis rischia di essere escluso dalle prossime 3 Champions League, dalle prossime 3 competizioni europee, per non aver adempito a una normativa della FIFA in merito al fair play finanziario, e quindi rischierebbe, se non dimostra che in realtà ha adempito, quindi se non dimostra il contrario, rischia di essere esclusa. Quindi attenzione anche alla posizione del Betis, che al di là di questo sta facendo veramente un grandissimo campionato. Rinnovo assolutamente meritato per mister Pellegrini. Notizia importante in realtà anche in casa Ferencvaros, squadra che negli ultimi anni si sta assestando in maniera importante in Europa, dopo l'anno scorso essere stata nei gironi di Champions League con la Juventus. Quest'anno ha fatto l'Europa League, se non mi ricordo male, adesso ve lo vado anche a dire in maniera precisa. Sì, ha fatto l'Europa League ed è arrivata tra le altre cose in classifica ultima nel suo girone, con soli 3 punti raccolti, un girone comunque molto tosto proprio con il Betis,
con il Leverkusen e con il Celtic, quindi un giro è complicato. Fatto sta che il Ferencvaros cambia la guida tecnica e in panchina sceglie Cercesov. Una scelta molto molto particolare perché al di là che vabbè, nel campionato ungherese il Ferencvaros come ogni anno se la domina, quest'anno un po' meno degli altri anni perché è un solo punto di vantaggio dalla seconda in classifica. Sta un po' più faticando quest'anno rispetto agli altri anni, ma ogni anno comunque il Ferencvaros è la squadra più quotata alla vittoria finale, ogni anno la c'entra tranquillamente. Quest'anno un pochino meno, ma comunque quello non è un problema. Ecco, certamente magari qualcosa in più in ambito europeo ci si poteva aspettare, anche se è una squadra comunque nuova all'Europa. Al di là di questo, sceglie un allenatore comunque di spicco perché negli ultimi anni Cercesov è stato il CT della Russia. Con la Russia ha fatto comunque risultati importanti, nonostante poi sia stato coinvolto anche nel caso doping e quelle discorse lì. Ovviamente lui era parte attiva perché non ci credo neanche se mi pagano che non ne sapeva niente. E al di là di questo, viene ufficializzato quindi dal Ferencvaros, firma. Quindi un contratto comunque importante, e tra l'altro adesso vi vado anche a dire nello specifico, firma un contratto triennale, quindi un contratto comunque non dico a lunghissimo termine, ma per un allenatore firmare un contratto triennale è abbastanza anche a lungo termine, per cui c'è della progettualità dietro questa firma, un allenatore su cui si punta, è un po' una scommessa perché ha fatto il CT fino a questo momento, quindi non si sa che cosa ci si possa aspettare, però può far bene, soprattutto poi in ambito europeo, perché diciamo che non è così impossibile vincere il campionato ungherese, però sicuramente può fare e dare tanto anche in ambito europeo per un Ferencváros che vuole comunque assestarsi e diventare una realtà consolidata dell'Europa. Detto questo, io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ciao ragazzi.